un po' dispiaciuto vedere, e qui in questo non ha una responsabilità oggettiva ad oggi, quantomeno Briatore, come sia stato trattato Ocon, perché secondo me è un pilota immotivatamente sottovalutato. Puntare tutto su Gasly secondo me è un rischio, perché è un pilota che ha forse più uomo squadra. Su questo sono sicuramente d'accordo, cioè è sicuramente più un uomo squadra Gasly di quanto non sia Ocon, ma a livello di potenziale velocistico, a livello di essere figlio di buona donna, sicuramente Ocon ha qualcosa più di Gasly. E questo Guardiamo è. come si difende Ocon quando attaccato, per esempio. Sì. Per esempio, Ocon è stato l'unico compagno a mettere in crisi Alonso dopo Hamilton, comunque. Sì, sì. vero. Dati alla mano, al di là delle classifiche di campione. Cioè, Ocon è un pilota immotivatamente sottovalutato. Temo che abbia perso anche quella piccola chance che avesse di tornare in Mercedes, perché lui, ricordiamo, è seguito da Guan Lagru come management, che è poi quell'uomo ex Lotus, che insieme a Stefan Garin sta seguendo per esempio la carriera di Andrea Kimi Antonelli, cioè si prende carico, no, di seguire tutta la carriera dei piloti giovani Mercedes. Una chance su quella macchina l'avrebbe meritata, avendo voluto dare la possibilità ad Antonelli di crescere in Williams, cosa che a quanto pare non succederà, Non però succederà, sì. era un bel fantamercato, era un bel fantamercato.